Thank you.
Did you take Jackson in your state with superfish? We'll fake this one out. All right. Hey, 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 hey! You know! Thank you.
Thank you.
Sardi di Milano, le immagini del secondo tempo di Trestarare Salonicco, partita di ritorno del secondo turno eliminatorio della Coppa dei Campioni. 9.000 spettatori al Palazzo Sardi di Milano che incoraggiano la squadra della Trestarare che deve rimediare 31 punti. Vi do il risultato del primo tempo che è di 44 a 30 in favore della formazione milanese. Gli arbitri sono cecoslovacco Jahoda e jugoslavo Gerbach. Iniziato adesso il secondo tempo, subito con un intervento arbitrale. Vi do alcuni parziali. I migliori marcatori per quanto riguarda la formazione milanese sono stati Premier con 13 punti e Barlo con 10 nella squadra di Salonicco. 10 punti per Galis, il mostro 29enne playmaker che segnò 44 punti nell'andata, ne ha segnati 10 stasera. 9 punti numero 5 Iannakis. La Trestarare quindi tenta l'impresa assai difficile di ribaltare il risultato dell'andata, 31 punti da rimontare. Peterson ha chiesto ai suoi pressione, difesa aggressiva, la squadra ha risposto adeguatamente anche se con qualche sbavatura, mentre ecco che Dino Meneghin segna il primo canestro del secondo tempo, sono 16 adesso i punti di vantaggio della squadra della Trestarare.
impresa, vi dicevo, difficile ma non impossibile. La squadra di Salonicco ha dal canto suo cercato di spezzare il ritmo continuamente, è andata al tiro al limite dei 25-30 secondi. Fallito adesso il tiro nella circostanza da Yannakis, può ripartire la Tresser di Milano. Pallone che da tiro da tre punti, che però beffa il tentativo effettuato da Mike D'Antoni. 46-30, è stato giocato il primo minuto nel corso del secondo tempo. Un altro canestro, però la replica di Nick Galis, autore di 12 punti finora, punteggio 46-32. Infrazione di passi, quindi persa la circostanza favorevole per la formazione della Tracer. Vi dicevo che l'Aris di Salonicco ha tentato di tutto per spezzare il ritmo, la velocità della formazione milanese. Ha tirato al limite di 25-30 secondi e quindi rallentando di continuo il gioco è riuscito a mantenere quasi verso il finale del primo tempo un margine di svantaggio di 7-9 punti. Fallito ancora questo tiro, parte Mike D'Antoni, osserviamo la sua azione. McAdoo ostacolato, poi fallisce da sotto un canestro che sembrava facilissimo, disappunto, intanto nuovamente va al tiro, canestro valido e c'è anche un fallo attribuito a McAdoo, il giocatore che è stato trovato in fallo dagli arbitri, quindi canestro valido. 46-34, sono 12 punti adesso di margine per la squadra della Tracer che deve recuperarne addirittura 31. Abbiamo accanto a noi Carlo Recalcati, l'allenatore dell'Arexon di Cantù, canestro questa volta di McAdoo dopo la doppia finta. 48-34, 14 punti con Dan Peterson che appena sarà possibile inquadrarlo, non abbiamo mai visto così preso, così sofferente, così contratto. Sarebbe veramente uno scandalo se la Tracer di Milano dovesse uscire da questa qualificazione della Coppa dei Campioni. Ecco che è riuscito a rubare palla Premier, va Premier in sottomano, poi viene scappeggiato il pallone, 2 contro 1. Prima Premier avventurosamente al tiro, poi Dino Meneghini, hanno mancato la conclusione. Vi dicevo delle sbavature nel quale era in corsa la squadra milanese nel primo tempo. Fretta e velocità naturalmente non sono buone consigliere. In azione proprio Nick Alice, limpido assist per un tiro che viene mancato però dal Filippo. 14 punti di margine, si alza, va al tiro, lo sbaglia. È caduto, deludente in questa circostanza la sua prestazione, e approfittiamo di questa pausa per chiedere un parere a Carlo Recalcati. Ma direi che la Tracer nel primo tempo ha gettato le basi per poter conquistare questa partita, conquistare la missione. Adesso, secondo tempo, direi che è successa una cosa importante. Il pivot dell'Aris Salonicco ha commesso il quarto fallo sulla palla 2 e quindi adesso l'Aris Salonicco sta giocando senza il suo migliore rimbalzista. Siccome è una partita così nervosa, sono molto ma molto determinanti i rimbalzi, ancora più del normale, credo che la Tracer abbia buona possibilità adesso di incrementare il vantaggio conquistando rimbalzi con Meneghini e soprattutto con McAdoo. E ne va via in velocità Mike D'Antoni, tenta la conclusione, canestro da 3 punti, sale quindi 53-34, sono 19 adesso i punti di margine. Il tabellone per quanto riguarda i falli della formazione della zona Nicoli vede con 4 falli Jackson, 3 Filippo, 3 Subotic e anche 3 Yannickis. La replica immediata, altri 3 punti per la formazione dell'Aris di Salonicco. Il contropiede ruba però l'intervento magistrale di Mike D'Antoni. Dicevo 9.000 spettatori, una partita di grandissima emotività. Peccato per il tiro di Premier, giocati i primi 4 primi e 40 secondi nel corso della ripresa, il punteggio di 53-37, da tenere presente che
i punti che la Tresser deve rimontare sono 31. Lo ricordo a coloro che si mettessero adesso ai teleschermi, dicevo, sarebbe scandaloso per la Tresser uscire dalla questo girone di qualificazione per il finale. Si lotta con grandissima decisione, c'è stata una botta da parte di Annakis qui sotto la nostra postazione. Il gioco prosegue, deve essere effettuata la rimessa con Mike D'Antoni. La scivolata di Giannakis nel tentativo di recuperare un pallone. Il termine scandaloso non deve sembrarvi eccessivo, sarebbe per la prima volta in 10 anni che una squadra, una formazione italiana, non partecipa al girone finale. È accaduto, tanto è andato a segno 55 a 37, 22 punti. Recupera ancora un pallone Mike D'Antoni e forse finalmente soffrendo la formazione dell'Aris di Salonicco. Sui rimbalzi ovviamente la formazione greca adesso sconta parecchi centimetri. Da giocare ancora 14 primi 5 secondi, perde il pallone McAdoo in maniera maldestra. 22 punti di margine per la formazione milanese, avendo perso tentativo da 3, canestro da parte di Annakis, si ritorna a 19 punti. 55-40, sono 15 punti adesso dopo il canestro da 3. Mancano 13 primi, 49 secondi, dunque recalcati abbiamo visto in difficoltà i greci ai rimbalzi per il fatto di la perdita di statura con il loro play che era rimasto fuori, che ha consentito di guadagnare qualche cosa in più, ma ci sono i canestri da 3 punti nei quali i greci mi sembrano piuttosto ben disposti. Sì, mi sembra che questa sia stata una costante della partita, ogni volta che i greci hanno subito un parziale disavanzo sono sempre riusciti a trovare canestri importanti, soprattutto col numero 5 Giannakis. Adesso è entrato Jackson proprio perché i greci molto probabilmente vogliono pareggiare il lavoro sui rimbalzi. Nuovamente la formazione della Tresser con assist di McAdoo e canestro di Barlow, 57 a 40, 17 punti. L'azione di Giannakis che si incarica di portare avanti il pallone trattenendo naturalmente i suoi da andare al tiro. Vediamo adesso Nick Galis, Nick Galis calmo e capocannoniere, Nick Galis di tantissimi, guardate, si è liberato, è andato al tiro, è indubbiamente un giocatore, 44 punti nell'andata, 16 punti fino adesso, 42 a 57, si è assottigliato parecchio il vantaggio della formazione milanese. Pallone toccato per ultimo da un giocatore greco, quindi andiamo oltre, pallone oltre la linea per la rimessa che viene effettuata dalla Tresser. Il tiro da 3 punti, canestro ancora, questa volta di Boselli, 60-42. Si lotta con grandissima determinazione, con grandissima decisione. Vi avevo detto dei giocatori greci che all'ultimo momento messa fuori da Lapiridis, Yahoda ha segnato la rimessa già effettuata alla Tresser di Milano, 18 punti. Va a segnare, subisce anche fallo, canestro valido. E sfondamento a McAdoo, sfondamento a McAdoo, è stato il greco Gurbac, l'arbitro Gurbac. Adesso a questo punto McAdoo ha 3 palli a carico, Platini a Meneghin, Premier, 62-42, 20 punti, il fallo questa volta nel cercare di conquistare palla e di Barnia, il suo secondo fallo.
giocare ancora 12 primi e 10 secondi, punteggio di 62 a 42. Si lotta in maniera terrificante sotto canestro. Vediamo, forse Boselli potrebbe cercare di andare al tiro, Boselli sterna, poi decide di andare al tiro adesso, e il canestro da tre punti, importantissimo, 64, 65 a 42, pubblico scatenato per questa tentativo di rimonta della Tressor, il da giocare ancora 11 punti, ruba palla e può forse andare al tiro, il fallo, il canestro dovrebbe essere valido, vediamo qual è la decisione arbitrale, canestro valido e fallo anche ad Iannakis che mi sembra anche stanco. Chiesto un minuto di sospensione, possiamo rivedere il replay. Il rallenti ha confermato il fallo che era stato commesso dal difensore greco. 42 a 67 significano 25 punti. Recalcati, se tu fossi al posto di Dan Peterson. Vai, in questo momento la Tressor sta raccogliendo i frutti date da una pressione costante dall'inizio della partita fino adesso, quindi evidente questo è il momento in cui devono ancora aumentare se possibile tale pressione, proprio perché i greci sono in difficoltà, sono in affanno. Iannakis è il playmaker ufficiale della squadra, ha quattro falli, è abbastanza direi provato, e quindi è il momento in cui la Tressor può capovolgere l'aspetto mentale della partita e portare i greci ad avere paura. C'è ancora un tiro libero per Barnia che ha segnato l'ultimo canestro, per quale abbiamo visto il replay, 67 a 42, manca il tiro libero, nessuno è andato al rimbalzo, quindi pescato in fallo Boselli. È il suo primo fallo, 67 a 42, mancano 11 primi 6 secondi al termine. Pallone per Galis, Galis ancora un fallo. Terzo fallo per Mike D'Antoni, sono 5 i falli di squadra. È il momento critico della partita. Sbaglia il tiro e commette anche fallo il giocatore greco. Possiamo rivedere con lo sfondamento e poi il tiro mancato. 67 a 42, si gioca in un clima frenetico con un tifo che si può veramente dichiarare infernale, abbiamo 9.000 persone che continuano a urlare il loro entusiasmo e il loro incoraggiamento. Ah, riesce a recuperare Barlo il pallone, poi per Barnia, Barnia tenta il gancio e segna con il gancio, splendido il lavoro di Barnia, 69 a 42. 10 primi e 19 secondi al termine, in difficoltà la squadra del Salonicco, mancata ancora il tiro, la precisione nel tiro per i greci è andata calando nel corso della ripresa, adesso è veramente il momento in quale possono andare al tiro i giocatori della Tras, lotta Premiera, subisce fallo Premiere, due mazzate sulle braccia, gli arbitri lasciano correre, 69 a 42. Speriamo che i greci, che ancora tentano con Iannakis di guadagnare tempo, non riescano a trovare il canestro. Pericoloso Nick Galis come al solito. La rimessa aspetta i giocatori della formazione milanese.
Bagdantoni per Barlo. C'è il tempo adesso per la formazione milanese di andare, vediamo se va a cal... Non dentro ancora, vai da Premier. Infrazione di passi per Premier quando stava andando al rimbalzo, punteggio che resta bloccato sul 69-42. Nuovamente Nick Gallis, pericoloso adesso il l'approccio verso il canestro della formazione greca. Il fallo è di Premier secondo l'arbitro greco Gerbaccio. C'è un cambio intanto con quattro palli, ci sono per la Tressor, Premier, per l'Ares di Salonico, Jackson, Filippo e Giannakis. È riuscito forse a trovare la calma necessaria alla formazione greca per tentare. Vanno nuovamente al tiro Mike D'Antoni, ancora un fallo per lui. E dovrebbe essere il settimo fallo di squadra, del quarto fallo per Mike D'Antoni. Stanno tenendo duro i greci, sono riusciti ad arginare la rimonta della Tressor. 27 punti di margine, ne mancherebbero soltanto 4 per pareggiare il conto, ma si continua a giocare con l'Aris di Salonicco che fa girare il pallone, mentre costretta alla difesa la formazione della Tressor. E il fallo e lo sfondamento, ma il canestro è valido, recupera 2 punti l'Aris di Salonicco. Ma è il quinto fallo per il giocatore greco e il primo giocatore a uscire per 5 falli è Filippo. Se ne va Filippo, ha lottato, non è uno dei giocatori di maggior rilievo della formazione greca, che vi ricordo è in testa al proprio campionato, in testa alla classifica, imbattuto 44-69. La lunga serie di tentativi del squadra greca li ha portati finalmente a trovare un canestro e un tiro da 3. Tiro da 3, recupera Mike D'Antoni, canestro da 3. Siamo ritornati alla situazione precedente. Adesso l'Ares di Salonicco indubbiamente può soltanto cercare di rallentare ancora il gioco, mentre Premier viene esortato da, lo vedete sullo sfondo, da Dan Peterson a giocare con maggiore determinazione. Il tiro da 3 è l'errore e il pallone è recuperato dalla formatore dell'Ares. Bisogna giocare con calma, indispensabile giocare con calma. Adesso la partita è apertissima. Dino Meneghin per Premier, va al tiro Premier, segna Premier. Siamo arrivati a 30 punti e mancano 7 primi 21 secondi, il Tressor ha portato di mano una rimonta giudicata quasi impossibile, 7 primi 11 secondi da giocare, se la Tressor non commetterà errori. Andiamo ad andare al tiro, rimbalzo conquistato, calma, calma, dice Dan Peterson, calma, mentre si abbraccia con Casalini. Vediamo se il canestro del sorpasso. Premier tenta di andare a canestro, persa l'occasione per andare in vantaggio, era stato un grappolo intorno al pallone, dalla nostra postazione non siamo stati in grado di valutare che era stato commesso un fallo da chi. Comunque 6 primi 30 secondi al termine, tutti addosso al giocatore greco che va al tiro. E un giocatore a terra, fermato il contropiede della formazione della Tressor, è rimasto a terra Subotic con 3 falli a carico, ha subito un colpo. Carlo Recalcati
forse le tue previsioni erano azzeccate, mancano 6 primi e 18 secondi, il punteggio di 74 a 44, praticamente vuol dire avere soltanto un punto da recuperare a questo momento. Direi che ci siamo, questo qui è il momento che la Dresden aspettava dall'inizio della partita, sono arrivati quasi al traguardo, l'importante è che non si sentano arrivati, adesso è il momento in cui devono darci dentro, anche perché il Grecia è una squadra che ha appoggiato molto il suo gioco, la sua conclusione nel tiro da fuori, chiaramente col passare dei minuti la precisione è venuta a mancare e i rimbalzi devono essere tutti della Dresden a questo punto. Intanto stenta a rialzarsi Subotic. Groviglio intorno al giocatore che pare si è infortunato alla caviglia, forse girandosi per andare al tiro, a correre di sanitari. Vediamo se il giocatore è in grado di riprendere. Giocatori ci fanno segno che verrà effettuato il cambio, il giocatore non si sente in grado di rientrare. Allora, 74 a 44, sei primi ancora da giocare, sbagliato l'assist di Mike D'Antoni. Vediamo se... Il fallo a Dino Meneghino, il suo quarto fallo. È l'ottavo fallo di squadra, l'ha subito Dino Meneghin. Hanno rinunciato al tiro i giocatori greci, 5 primi e 55 secondi ancora da giocare. Partita che rimane apertissima con i greci che difendono un solo punto di vantaggio rispetto ai 31 che avevano in ecco il tiro da fuori. Il rimbalzo di Barlow e ancora tutto il pubblico in piedi a gridare la propria speranza perché la Tres riesca ad andare al tiro e finalmente a riportarsi nuovamente in situazione di vantaggio. Vediamo chi si prende la responsabilità del tiro. Grappolo, palla che viene assegnata per la rimessa ai greci. Non riescono i giocatori della Tressera ad andare al tiro e a scavalcare finalmente la formazione greca che sta lottando con tutto quello che ha da spendere. La disperazione ormai sul 74-44 mentre la Tressera di Milano si gioca la qualificazione in questi 5 primi che mancano al termine. Non danno tiro, ecco che preso il rubato il pallone da Mike D'Antoni. Mike D'Antoni tenta, Mike D'Antoni, grappolo su di lui, non entra neanche stavo, finalmente 76 a 44, 32 punti. E adesso è la Tressera di Milano che deve difendere il proprio vantaggio. Recalcati. Sembrava quasi stregato questo 32esimo punto. Si hanno ritrovati a più riprese. I greci in questo momento stanno sbagliando perché stanno cercando solo e insistono a cercare il tiro da fuori, che qualche volta può anche andare dentro. E non servono mai sotto Washington che è marcato da McAdoo. McAdoo chiaramente grossissimo giocatore, però ha subito all'inizio un pochino la prepotenza fisica di Washington. Nuovamente parità, nuovamente 30 punti, 76 a 46, ritorniamo indietro perché Dino Meneghini si appresta, fa saltare gli avversari, nuovamente in vantaggio la Tressera, 78 a 46. A questo punto vedremo di darvi la situazione soltanto tenendo conto della differenza dei canestri, adesso la Tressera è a più 1, tentativo dopo la finta da parte di Romanidis, rimessa per la formazione greca con Giannakis, 4 falli per lui che continua a lottare, pallone per
Nick Gallis, fa il tiro Nick Gallis, sbaglia, fallo da parte di Lapiridis, 78-46, 3 primi, 24 secondi al termine. Riprende con questa rimessa con i greci, che in questo momento del punteggio sono fuori dalla qualificazione. Il tiro è canestro da 3 punti, 81-46 con il canestro di Premier. Ferraris di Salonicchio, adesso un tentativo ancora da 3. E la replica immediata, ancora Premier che va a cercare un compagno da servire, ha trovato McAdoo, poi Mike D'Antoni, un palleggio su di lui, e visibilmente stanchi, giocatore delle due squadre, al canestro da 3, poi va a recuperare sul rimbalzo ancora Mike D'Antoni. Sbaglia grossolanamente a regare il pallone McAdoo, è una stupidaggine. Nino Meneghin ha conquistato il pallone, accesissimo gli scontri. Palla a due, hanno detto gli arbitri. Un pallone che ha girato sul ferro in quadratura per Nino Meneghin. Punteggio di 81-49. Rivedete al replay il pallone che continua la sua dondolio sul ferro senza entrare. Un punto di vantaggio per la Tressor di Milano, 2 primi 11 secondi da giocare. Aveva trovato 5 punti di vantaggio la formazione milanese. Poi l'immediata replica con il tiro da 3 punti ha consentito alla formazione greca di riportarsi sotto. Deve essere alzata questa palla a due, fase delicatissima della partita. E con questa palla potrà ancora andare al tiro. Discussioni un po' accese, mi sembra che Jackson sia il più animoso. Ecco che Jackson si è calmato, anche il giocatore greco. Ancora Yoda che interviene chiaramente su questa palla. Hanno conquistato palla i greci. Possibilità di andare al contropiede, è stato l'intervento risolutore di McAdoo, del quale si diceva che non era un grande difensore, a recuperare un pallone in un momento delicatissimo della partita. Mike D'Antoni, Premier, infrazione di passi a Premier che forse aveva anche subito fallo. Si ripete nuovamente la situazione che vede la formazione greca poter andare tranquillamente al tiro. Recupera Mike D'Antoni, un primo 35 secondi al termine. Vediamo se la Tressor riesce a segnare un canestro che possa rappresentare un minimo di tranquillità in una partita di Meneghin. Non entra ancora, conquista il pallone la squadra grecia con Giannakis irriducibile, ma il pallone scivola come una saponetta anche dalle dita di Nick Gallis. Ultimo minuto di gioco, 81-49, sono 32 punti. Bisogna segnare assolutamente che su questa azione. Fallo questa volta di Giannakis, e per Giannakis è il quinto fallo. Deve abbandonare il parquet, il play della formazione greca. 44 secondi al termine sul punteggio di 81-49.
Saraceno dalla regia può indirizzare le sue telecamere su alcuni primi piani dei giocatori. Durante questo minuto di sospensione ci sono facce stravolte dalla fatica sia nelle file della Presser che in quelle della Varis di Salonicco. 44 secondi da lottare ancora per arrivare a conquistare questa qualificazione. Attualmente il punteggio è favorevole alla Presser di Milano. Sentiamo ancora Carlo Recalcati. In questo momento la qualificazione è tutta nelle mani della Presser. Ci sono 44 secondi da giocare, la palla in mano alla Presser. Loro hanno la possibilità di andare due volte al tiro e lasciare un solo tiro ai greci. E credo che amministrando bene questi due palloni la cosa sia fatta. Bene, l'augurio che noi prendiamo. Ancora un tentativo di premier. 41 secondi da giocare. Abbiamo cercato di richiamare la nostra attenzione. Dan Peterson si aggira come un sonnambulo a testa china. Fase delicatissima, segna il tiro premier, tiro libero a segno, 82-49. Adesso 83 a 49, 35 secondi al termine, devono andare al tiro i giocatori greci. È un tentativo da tre punti. Rimessa che spetta la formazione milanese, è stato Yaoda. Ancora un minuto di sospensione, time out, punteggio di 83-49. Vediamo questa fase, vai Cantoni, è stato attribuito forse a Jackson l'ultimo tocco con la mano. Mike D'Antoni ci ha fatto cenno che non se potrà verrà al termine della partita. Ne mancano 23 soli di secondi, 83-49. Un'impresa che indubbiamente avrà del leggendario in una stagione. Tanti erano stati e troppi punti di svantaggio per la formazione milanese. 31, era necessaria una grandissima prova da parte della squadra milanese. Non bisogna sbagliare. Pallone per Mike D'Antoni, vediamo. Mike D'Antoni potrà. Tutti alla caccia del pallone. Mike D'Antoni, 10 secondi, 8 secondi, Mike D'Antoni. Fallo su di lui, 7 secondi, 83-49. Pubblico scatenato, ai 9.000 presenti a Milano stanno vivendo una serata trionfale. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, è finita, 83-49. L'invasione di campo non ci consente di fare gli interventi che avremmo voluto fare su questa dichiarazione. 83-49, erano necessari 31 punti. La formazione milanese è andata avanti addirittura a 4, si fa festa nella parquet del Palazzo Sardi di Milano. Prima di salutarvi, mi sembra che osservate quest'ultima azione di Mike D'Antoni che si porta a spasso il pallone trionfalmente, mi sembra corretto sentire l'ultimo commento tecnico da parte di Carlo Recalcati. Io più che un commento tecnico credo che a questo punto si debbano fare le congratulazioni a questa squadra che ha ripetuto ancora una volta un altro miracolo. Io credo che veramente lo spirito di questo giocatore, di questo allenatore vada messo sugli scudi e direi che hanno offerto una pagina di grande basket all'Italia. Bene, sono splendide parole di Carlo Recalcati, l'allenatore di Cantù. Si è qualificato tra l'altro, ve l'ho già ricordato, ai quarti finali di Coppa Coraccio. Noi concludiamo il nostro commento.